Ciao! Buongiorno, buon pomeriggio e buon. Saluta almeno. Saluta, saluta la mia disperazione, sto cane, la mia disperazione. La mia disperazione. Dovevo registrare questo video 2 ore fa, però c'è stato il temporale. Si è calmato adesso perché è stato terrorizzato fino a 10 minuti fa. Ecco, ho tenuto giù tapparelle, chiuso tutto, mo si è calmato. Speriamo, mo piove, ma speriamo il temporale vada via. Vabbè. Allora, cosa siamo qua per fare? Cosa? Voi direte, diccelo te, ma l'avete già visto dalla copertina, l'avete già visto dal titolo, perciò che. Allora, è arrivata la Degustabox, nuova, nuova. Amore, ti stavo ammazzando la mamma con la Degustabox. Nuova, nuova, andiamo ad aprirla sperando non ci sia niente di buono. Sperando non ci sia niente di buono. Una volta speravo ci fosse qualcosa di buono, adesso è brutto sperare non ci sia niente di buono, perché con la dieta non si può mangiare niente. Perciò speren, speren, speren. Allora, andiamo? Andiamo? Dépliant che mettiamo via, non voglio vedere per non dirvi cosa c'è dentro. Allora, intanto vi spiego cos'è la Degustabox per chi ancora non lo sapesse. Vi ricordo che sono sbarcata anche su TikTok. Perciò cercatemi su TikTok senza anima e mi trovate. Sono due profili, uno con la vecchia foto che avevo una volta, c'è un video solo di Lapo, dove non riesco più ad entrare perché non so come sono entrata, non lo so, ma mi chiede password, non mi fa più entrare in quel profilo lì. Perciò ne ho fatto un altro dove c'è la faccia con i due felicotteri, lo riconoscete subito, dove in quel TikTok lì metto i pezzettini più divertenti. Ecco i fatti tipo col gelato fritto che mi è partito. Trovate tanti video divertenti, pezzettini di video più carini che ho fatto. Ecco, perciò iscrivetevi a TikTok, ve lo lascio anche nell'info box, vi lascio anche il link per andare là, altrimenti cercate senza anima e mi trovate. Allora, cos'è Degustabox? Degustabox è una scatola che arriva una volta al mese. La prima la pagate 7,90 euro la prima. È un abbonamento che potete tirare via quando volete, ne potete prendere uno e poi non prendere più un belin, un ciufolo, niente, ecco. Prendete la prima e basta, altrimenti le prendete tutti i mesi. La prima 7,90, le altre le pagate 15,90, mi sembra. Ecco. Ogni due persone che riuscite ad appioppargli la Degustabox, voi prendete 100 punti. Con 100 punti voi la Degustabox successiva la prendete gratuita. Come ho già detto, io ho la fortuna che tutti i mesi qualcuno si iscrive, perciò io avrò la Degustabox gratuita a vita, perché ormai ci avrò 3.000 punti, perciò io tutti i mesi ho la fortuna che la prendo gratuita, perciò posso farvi i video. Non è la maglia sbragata o rotta, è proprio fatta così. Poi c'ho qua il microfono, perciò la tira giù, però è un po' che la puoi fare a barchetta, un po' tirata giù così. Grrr, ecco. Comunque, se voi volete abbonare, vi lascio nel primo commento e nell'info box vi lascio il codice sconto per averla a 7,90 euro. Cominciamo! Ma sì, voi direte.
Allora, intanto comunque pesa la scatola, questo mese pesa, perciò ci saranno bottiglie e roba perché pesa troppo. Allora, intanto c'ho una roba enorme in mano che sembra un missile, ma non lo è. Secondo me è qualcosa da bere o olio, no, ma non credo. Difatti, oh, ma che bella che è qui. Questa piacerebbe sicuramente a Paolo Channel. Iscrivetevi pure al suo canale. Questa piacerebbe a Paolo Channel perché lui fa la collezione di bottiglie e ste robe qua. Guarda Paolo che bella. È tutta. Questa qua penso sia una birra, sì, da 650. Voi pensate che io c'ho in frigo tipo 5-6 birre di tutte le degustabox. Ogni degustabox arriva più o meno una birra diversa dall'altra, io ce le ho tutte in frigo. Ecco, perché qua non beve birra nessuno, viene mio fratello, birra non ne beve, mia cognata una volta la beveva, mo' non più, non ne beve nessuno, perciò anche questa finirà in frigo e qualcuno la berrà. Però quelli che vengono da me, anche gli amici di mio figlio, nessuno beve birra. Sono tutti bravi ragazzi. Comunque questa Sapporo. Sapporo Premium Beer, una birra grande da 650, finirà in frigo anche questa, o finirò Paolo pure io per fare la collezione. Poi qua abbiamo un che buoni, oh no, non potete farmi questo di gusto box. Adoro io i bocconcini della Vince, sono della Vince Matilde Vincenzi Snack, voglio ripieno con crema al latte. Che buoni, 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 non potete farmi ciò, non è di mio aiuto per la dieta. No, allora, qua invece c'è biscotti. No, Ma dai, che c'è il ramen? Ramen? Questo però lo posso anche mangiare. Magari ci faccio un mukbang. Non l'ho mai mangiato. X ramen, K ramen, Spicy Kim. Spicy Kimchi, Spicy Kimchi, Made in Corea. Quante calorie ha sta fare qua? A che gusto è poi? Olio di palma, frumento, sale, condimenti un po'. Sì, vabbè, io penso che sia poi più o meno la stessa cosa del sai che buono, eh. Vediamo quante calorie ha sta fare qua. Quanti grammi sono questi? Quanti grammi sono? Dov'è che c'è? Ah, che prurito! Quanti. Non c'è scritto i grammi. 116 grammi. No, non lo. Cioè, 441 calorie di 100 grammi. Questo è più di 100 grammi, no. Cioè, tantissimo, no. Non lo mangio. Troppe calorie, troppe. Allora, andiamo qua. Quanto pesa sta roba? Cosa c'è dentro? Un mattone? Che buona! La polenta valsugana! Beh, questa la posso tenere, la posso anche mangiare. Perché nella dieta 200 grammi io ne avevo di polenta. Questa qua, che sono due. Sono due polente. È 1,2 kg, due polente. Cioè divisa in due. Questa qua già pronta, buona, questa la posso mangiare perché 200 grammi la posso mangiare, perciò una la posso anche aprire e mangiare. No, 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 600 grammi, la divido. Secondo voi dal rumore cos'è? Caramelle o gomme? Gomme! Vabbè, queste le do a mio figlio, le mangia lui, io. Come sapete, quei miei quattro denti che mi sono rimasti, se le mangio, mi rimarrebbero attaccati alle gomme, perciò anche no. Io che non mangio una gomma da masticare saranno più di 10 anni. Da quando mi avevano fatto tutte le capsule, i punti, no? Non ne ho più mangiate perché si appiccicavano tutte. Anche dove c'era scritto che non si appiccicano ai punti, non era vero.
Allora, qua un'altra scatola. Questi sono biscotti. Biscotti Gentilini Vittorio al profumo di limone, solo aromi naturali. Questi qua. Bah, questi sinceramente vi dirò che non mi fanno neanche gola, perciò glieli metterò a mia cognata quando vengono su loro, perché io biscotti sapete che non è che posso fare anche a meno benissimo, non ci vado matta. Allora, qua invece c'è una busta, non dimmi che sono le caramelle gommose, perché veramente. Ah no, pronti e sani, grano e ceci cotti al vapore. Beh, questo è buono per la dieta, credo vada bene. Ad alto contenuto di fibre. Fonte di magnesio, potassio e fosforo. Piatto subito pronto. Quante calorie hanno questo? Per 125 grammi, 217 calorie. Dai, per tutta sta scatola qua, 120, sì, dai, si può anche fare. Grano e ceci, a me il grano piace. I ceci pure, magari una sera. Posso anche farli. Qua c'è una, non so cosa sia. Cos'è sta roba? Made in Cina. Non so, forse è un omaggio questo. Vincenzi, che ci sono dentro? Biscotti. Andiamo a vedere cosa c'è. Cosa c'è dentro qua? Andiamo a vedere. Mettiamo via. Cos'è sta roba? Bocconcini Vincenzi. Ma dai, ma che carino! Questo è un omaggio della Vincenzi. Vedete? È un omaggio della Vincenzi. Praticamente è questo è di silicone anche qua perché non ti scivoli. Praticamente è un bicchiere. Bellino però questo. Col buco. È un omaggio questo della Vincenzi, qua è di silicone che non ti cade, è un bicchiere per bere, carino dai, un bel pensiero, questo è un omaggio, bello, 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 ci piace per bere, glu glu glu, questo lo terrò, ne ho tanti però, bellino, bellino, ci piace come pensiero. Andiamo al prossimo, ravaniamo, ravaniamo, qua c'è una scatola, queste sono brioche. Solitamente mettono sempre le solite brioche o quelle del Madagascar, quelle con la crema del Madagascar o una roba di simile perché mettono sempre le stesse. Però dai, queste vanno bene anche per me per la dieta, più o meno, perché sono bauli, sono i 7 cereali e semi, nocciole italiane con semi di girasole, chia e lino, croissant con crema. Al cacao e nocciole, vediamo queste qua. Vediamo se a colazione invece della fette biscottate posso mangiare una di queste. Vediamo quante calorie ha una, però, prima. No, 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 evitiamo. Evitiamo perché solamente una brioche ha 180 calorie. E non ti sfama neanche, perciò sinceramente io preferisco mangiarmi le mie quattro fette biscottate con un po' di marmellata. Ci metto più tempo a mangiarle, credo mi sazino di più e hanno meno calorie. 180 calorie per una di questi, anche no. Lo so, non mi state riconoscendo perché una volta non parlavo di calorie, però adesso sì. Non so se uscirà prima questo video o prima il video della dieta. Perché oggi è lunedì e sto registrando questo, dopo devo registrare quello della dieta. Non so quale caricherò prima, comunque oggi vedete uno e domani vedete l'altro. Allora, qua. Queste sono. Ecco cosa avevo nell'orecchio come sempre. Vabbè. Questo sono pan di grano con lievito madre, multigrano, farina di sego, segole. Campanello, aspettate. Eccomi qua. Era il corriere. Secondo
Secondo voi com'è che sono andata fuori ad aprirli? Così. Ma ormai è sempre il solito corriere. Ormai si sarà abituato. Perché una volta mi vede con questo, una volta con l'altro, ormai si è abituato. Ecco, un giorno gli dirò che faccio YouTube, che mi vada a guardare, faccio prima perché lasciamo perdere. Vabbè. Stavamo dicendo, questo qua praticamente è un pane integrale, multigrano, farina farina di segale, che cazzo! Non dovevo dirlo. Farina di segale, semi di girasole e lino. Oh! Questa è una dieta che possiamo mangiare. Un segreto che mi hanno detto è che il pane, se voi lo mettete a rosticciare, tipo nel forno o nel fornetto ad aria, che tira via l'acqua dal pane, ha meno calorie. Così hanno detto. Poi, questi qua sono Palitos de pan mediterraneos, palitos con olivas negras, hierbas. Vedete che è vero che lo spagnolo, basta mettere la S finale e tu parli spagnolo, perché qua guardate, palitos con olivas negras y hierbas provenzales. Non è bugia, cioè guardate. Tutti hanno la S finale, perciò basta che mettete la S e parlate perfetto spagnolo. Praticamente sono dei pali qua, palitos, dei pali con erbe e olive. Palitos de pan mediterraneo. Questi qua. Ecco. Basta. Questo mese non c'erano le provette per le urine e manco. Sto mese non c'erano i cosi per gli uccelli. Ecco, vi dico i prezzi se li trovo. Ecco qua. Allora, la polenta 2,59, il ramen 2,35, i gentilini biscotti 1,69, le brioche 2,19, il grano lì, quello lì con i ceci 2,19, le gomme 2,49, il palito, i pali qua 90, la birra 4,20 euro, porca vacca, 4,20 euro una birra, il morato, il pane 1,79 e la Matilde Vincenzi, il boccaccino si chiama. Inoltre, in omaggio questo mese, una mucca da viaggio in fibra di bambù targata Boccaccini Matilde Vincenza, per portare sempre con te la tua bevanda calda preferita. E Matilde Vincenzi, i biscotti 1,69. Penso che vi ho detto tutto. Ok. Questo è quanto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, fatevelo piacere. Se vi va, mettete un like. O non mettetele a vostro piacimento, iscrivetevi al canale se vi va, altrimenti anche qua fate il caso che volete. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao da me, l'app che si sta buono, buono, si sta mangiando l'osso, sperando che il temporale vai via. Cazzo, ma sono rimasta 4,20 euro in una birra, però è grandissima questa, è 650 euro, grammi, millilitri, cl. Cillilitri, millilitri di roba. Nei coglioni. Ciao!